sulla qualità dell'aria che è stato introdotto negli ultimi anni, secondo voi è vincente, va migliorato, in che senso il giro di vite è ammorbidito e accompagnato da quali altri misure che pensa? Allora, grazie. Secondo me allora, ci sono due livelli. Uno è una cultura diffusa, diciamo così, di tipo ambientale, che riguarda l'aria, i rifiuti, le fonti energetiche, eccetera, eccetera, rispetto a cui tutto quello che è stato fatto in questi anni, secondo me, è stato positivo e si deve fare di più e meglio. E rispetto a cui, per esempio, per tornare al ragionamento prima di comitato, eccetera, ci sono associazioni da questo punto di vista, tipo Lega Ambiente, assolutamente lodevoli, nel senso che una volta a settimana ti ricordano come siamo messi da molti anni, dopo il decennio. Secondo me bisogna uscire dentro queste dimensioni dalla logica semplicemente regionale. Cioè, voglio dire, io lavoro nel Lodigiano, Piacenza è messa più o meno come Lodi, forse è messo un po' peggio, un po' meglio, a seconda dei momenti. Cioè, stiamo parlando di uno dei posti più inquinati in Europa, non saprei dire sia al mondo, perché adesso non so quali sono gli standard cinesi di Fuji o di altri posti che rispondono, ma sono certamente in Europa. Allora, secondo me, è una di quelle cose, una cosa che emergeva anche in commissione 2, presenti in certi ragionamenti con carbone, eccetera, eccetera. Qui bisogna un po' uscire dalla logica del comune e anche della regione, perché per esempio un ragionamento come Piacenza bisogna fare dei ragionamenti almeno Lodigian, Cremonese, Pavesi, almeno, e quindi interregionali, interregionali da questo punto di vista, perché ripeto, l'aria si muove a prescindere dalle province, dalle regioni e dai comuni. Penso che è stato accennato, non mi ricordo da chi, per quanto riguarda Piacenza in specifico, c'è un problema che è diverso rispetto ad altre città analoghe per altri motivi, e cioè che a 300 metri circa da Piazza Cavalli c'è una delle più grandi tratte di viabilità europea, e in qualche modo quella roba lì, che è quella che vediamo sopra il ponte, dal ponte, andrebbe ricondotta ad essere una struttura viabilistica piacentina e non la grande interconnessione dal Portogallo all'Ucraina per passare da Genova a Torino, eccetera, eccetera. Grazie Gianluca.